3, 2, 1, vai Mauro. Buonasera a tutti e benvenuti alla serata dedicata all'Arduino User Group e Wearable. Come sapete, sempre il terzo martedì del mese, ci vediamo ormai da qualche mese in modalità blended, quindi siamo qui da WeMake oggi. Alcuni di noi sono qui da WeMake, altri sono connessi in remoto. Che cos'è l'Arduino User Group e Wearable? Vi condivido immediatamente la pagina. Ok, Arduino User Group Wearable è una community libera di appassionati che si scambia informazioni, consigli su Arduino e l'elettronica più in generale. Siamo ospitati dal 2014, da quando praticamente è nato l'Arduino User Group da WeMake, ripeto, Anche da quando è nato WeMake. e anche da quando è nato WeMake. Tra l'altro, diciamo che abbiamo creato questo gruppo poche settimane dopo la nascita di WeMake. Sì. WeMake l'abbiamo inaugurato con l'Arduino Day del L'abbiamo inaugurato 2014. con l'Arduino Day. Sì, c'è sempre stato questo profondo e forte legame tra WeMake, Arduino e gli appassionati della community milanese di Arduino. Dicevo quindi, in quanto ospitati a WeMake, non solo fisicamente, io sono effettivamente nei locali di WeMake, come anche Costantino, e qui c'è con me anche Paolo e Gianni. Abbiamo una pagina dedicata alla community Arduino User Group e Wearable direttamente sul sito WeMake, quindi per avere aggiornamenti, per rimanere in contatto con noi, per sapere, essere aggiornati su quelle che sono le iniziative e le attività che facciamo, insomma, come user group, potete digitare WeMake.cc Arduino User Group o andare nel menu delle community e selezionare Arduino User Group, e all'interno della pagina troverete i due canali con cui rimanere in contatto con noi, il canale Discord e la mailing list del Google Group, entrambi gratuiti, iscrizione gratuita, e canali attraverso cui ci scambiamo appunto questi commenti, raccontiamo dei progetti, proponiamo anche dei progetti da fare tutti insieme. Chiudo dicendo che non siamo l'unica community di WeMake, ma nella voce community trovate anche altre due community che sono la Digital Fashion Night e il Milano Live Coding. Anche con loro potete rimanere in contatto cliccando sulla loro pagina, entrando nel loro, diciamo, nei canali con cui interagiscono appunto i membri delle diverse community. Detto questo, passo all'argomento della serata, che è un argomento estremamente interessante. Prima di dirvi l'argomento, dico che l'ospite è da oggi ufficialmente un nuovo membro dell'Arduino User Group. È una persona innanzitutto molto curiosa, quindi una persona appassionata comunque di elettronica, di informatica. È un project manager di IBM, si chiama Giorgio e stasera ci parla di Home Assistant, quindi di un'intera casa domotica. Dicevo qualche giorno fa, quando ho sentito Giorgio, è uno dei progetti più interessanti che io abbia visto sviluppare, che abbia visto realizzati con questa piattaforma, per la quantità e la complessità delle interazioni che Giorgio è riuscito a mettere in questo unico prodotto. Home Assistant è un prodotto open source, e quindi tutti noi che appoggiamo questa filosofia, appoggiamo la filosofia dell'open source, ovviamente siamo estremamente contenti di poter vedere che cosa ha realizzato Giorgio. Detto questo, io lascio la parola a Giorgio e per presentarsi meglio di come l'ho presentato io e per cominciare a raccontarci di questo progetto. Vai, Giorgio. Grazie Mauro. Innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contento di essere con voi qui questa sera. Sono un collega e soprattutto un amico di Roberto e mi ha sempre parlato di voi, quindi ero anche molto curioso di sapere che cosa facevate ed è molto bello appunto potervi raccontare quello che ho combinato con Home Assistant. Vi faccio vedere le slide.
Home Assistant, credo che lo conosciate tutti, è un hub domotico fondamentalmente, quindi è in grado di collezionare tutta una serie di dispositivi che sono installati sulla rete. E adesso vediamo se riesco a cambiare pagina, perché... Scusate un secondo. Ok, faccio ripartire. Perfetto. E quindi ho simpaticamente, per non prenderci troppo sul serio, inserito una citazione ad uno dei miei film preferiti, Frankenstein Junior, perché effettivamente questa è la mia interpretazione di Home Assistant, perché è un software veramente molto potente e complesso, che ha permesso anche a me, che non sono un esperto innanzitutto di programmazione, perché il prodotto è scritto in Python, quindi chi è in grado può anche mettersi a scrivere righe di codice, ma per me che non lo sono, ho potuto effettuare una serie di configurazioni, copia e incolla da tutorial, prelevare tutto quanto è loscibile di altre persone che ne capiscono, e appunto creare qualcosa che sinceramente non avrei mai immaginato fino a poco tempo fa. Quindi la citazione con Frankenstein Junior è anche simpatica, perché effettivamente si possono mettere insieme tantissimi pezzi di cose molto diverse e fare una propria creatura che effettivamente poi è utile, oltre che divertente nel giocarci. Quindi questa sera parleremo molto, in maniera molto semplice, del prodotto, e gli approfondimenti sono veramente tantissimi, perché ci sono un sacco di aspetti che andrò solo a toccare. Quindi parleremo dell'installazione, vedremo un attimo come si configura, è molto semplice, e poi tutta la parte di integrazioni e il clou anche della nostra chiacchierata, appunto, sul controllo dei consumi, visto che questo è un tema che in questi giorni è caro a tutti, per i motivi che sappiamo, per cui Home Assistant riesce a integrare e a tenere traccia di una serie di informazioni che ci possono essere molto utili per capire i nostri consumi, per gestirli e, appunto, come vedremo poi, anche per andare a fare delle automazioni che ci permettono di rendere più intelligente l'utilizzo e dei nostri dispositivi e quindi anche i consumi. E poi vi farò vedere ancora un paio di cose interessanti sul software riguardo alla possibilità di fare backup e come controllare in generale i dispositivi. Quindi Home Assistant, appunto, questo software è open source, è completamente libero e può essere installato, vedete sulla destra, praticamente su quasi tutte le piattaforme disponibili hardware. Come dicono loro, è agnostico dal punto di vista hardware, quindi non si lega a niente in particolare e accetta tutto di buon grado. Nella mia implementazione, avendo un PC portatile Windows che rimane sempre acceso a casa, ho preferito installarlo su una virtual machine, quindi ho creato una macchina virtuale in VMware, non è particolarmente impegnativa dal punto di vista di risorse di sistema, per cui con pochissime risorse la macchina funziona molto bene. Quindi per l'installazione basta andare sul sito di Home Assistant e si possono trovare delle immagini che sono già preconfezionate, per cui a seconda della vostra necessità dal punto di vista hardware scaricate, diciamo, l'immagine che vi interessa e veramente con pochi click potete installarlo con molta semplicità. Una volta che avrete installato Home Assistant, lui, a parte, diciamo, le primissime fasi di registrazione, dove ovviamente vi chiede utente e password, vi chiederà appunto di poter andare a ricercare sulla vostra rete i dispositivi. Sarà in grado a quel punto di riconoscere già una serie di dispositivi e in questa schermata che vedete in alto a destra vi darà la possibilità già di fare delle configurazioni,
quindi tutto quello che per lui è conosciuto, dalle lampade agli assistenti domotici di Google, oppure dispositivi di qualunque altra marca domotica che stanno sulla rete, sono visibili, lui li riesce a contattare e li potrete configurare. Se qualche cosa non lo trova, poi vi farò vedere dove è possibile andare a cercare delle integrazioni ad hoc. Inoltre, inutile dire che la community che è dietro Home Assistant è veramente impressionante e se avete qualcosa di estremamente particolare, fare una ricerca su Google quasi sicuramente vi porta a qualcuno che ha scritto dei pacchettini ad hoc che potete scaricare anche da GitHub e andare a integrare direttamente. Certo, si complica un pochino la cosa, però quasi tutto si può integrare in Home Assistant. Quindi in questa schermata, che è presa dal sito ufficiale di Home Assistant, volevo farvi vedere a che livello sono proprio i numeri delle possibili integrazioni. Siamo più di 2000 piattaforme che possono essere integrate. Quindi quando se qualcosa non viene configurato, se vi recate a questa pagina e nella barra della ricerca scrivete la piattaforma che state cercando, è quasi sicuro che poi la trovate. Qui, come potete vedere, ci sono diciamo quelle anche più famose, quindi c'è la domotica, quella definita a basso costo di IKEA, che comunque funziona, ci sono le lampade della Philips, ci sono i dispositivi Shelly, questi sono molto utilizzati anche per tutta la gestione dei relè, delle tapparelle, quindi sono molto, molto comuni. E quindi, come potete vedere, di dispositivi ce ne sono veramente tantissimi. Ma veniamo, diciamo, alla parte più interessante, cioè il controllo dei consumi. In questo caso vi ho messo delle immagini prese sempre dal sito di Home Assistant, perché dipende ovviamente da quello che avete installato. Io non ho pannelli solari a casa, però qui c'è un esempio e ovviamente chi ha, diciamo, questo tipo di prodotti avrà anche tutta una serie di hardware che gli permetterà di registrare la produzione, per esempio, a livello di pannelli solari, e quindi, come si vede da questa immagine, uno può anche capire in che momento c'è un picco di produzione e a quel punto ottimizzare, tramite appunto delle automazioni, il consumo. Quindi, per fare un esempio, vado a produrre tanto a mezzogiorno, magari utilizzo gli elettrodomestici più energivori, lavatrici o condizionatore, magari no perché dipende dal caldo, però una lavastoviglie magari la faccio andare nel momento in cui ho dei picchi di produzione. Quindi in questa carta si vede anche appunto una volta che abbiamo integrato tutti i dispositivi, si vede come Home Assistant è in grado di tenere sotto controllo tutta la produzione del solare, quanto vi sta dando invece la vostra rete e quindi quali sono anche i consumi totali di casa. Molto utili e molto, oltre che scenografici, anche proprio veramente utili sono questi pannelli di controllo, dove si può andare a impostare a seconda dei colori il consumo e quindi poi mettersi per esempio degli alert e, oltre che visivamente, avere un riscontro immediato di quanto si sta consumando. Questo è l'esempio invece proprio reale di quello che ho realizzato appunto a casa sul mio contatore, con l'obiettivo di appunto avere un controllo sia sul consumo a livello generale, sia su quello che viene definito distacco carichi, cioè la possibilità, a seconda del consumo e quindi del raggiungimento di una soglia, di andare a eventualmente staccare un carico che per decisione viene considerato meno importante. Come l'ho realizzato? Io l'ho realizzato con un dispositivo che si chiama Shelly M, che è un misuratore di corrente, tensione, quindi anche di potenza, che è questo dispositivo sulla destra.
Questo dispositivo al suo ingresso permette di collegare fino a due pinze amperometriche e queste pinze amperometriche le ho collegate sul generale del contatore e anche sul differenziale che ho in cantina dove ho un piccolo freezer, per cui anche se non ho diciamo il freezer qui che lo posso vedere, so se sta funzionando, se sta consumando, ed è anche questo un altro metodo di tenere sotto controllo i propri dispositivi. Quindi all'interno dello Shell EM, che appunto tiene traccia di tutti i consumi istantanei e anche tramite Home Assistant di avere uno storico, sono andato ad impostare delle soglie di consumo e quindi al raggiungimento di una determinata soglia, che è ovviamente vicina alla soglia massima del mio fornitore di corrente rispetto al contratto che ho fatto, è in grado di mandare un consenso, diciamo, a questo dispositivo che si chiama teleruttore, che non è altro che un relè che è in grado di andare a scollegare il carico che è associato. Quindi in questa maniera non si rischierà mai, per esempio, il distacco di corrente per troppo consumo di potenza, perché appunto lo Shell EM, io in questo caso gli ho settato anche dei tempi, diciamo, di attesa, ma dopo un tot lui è in grado di dare questo segnale al teleruttore e il teleruttore va a staccare il carico. Poi ci possono essere anche cose simpatiche come l'integrazione con Alexa, che fa direttamente anche lo Shell EM, con messaggi del tipo attenzione, io ho messo una sorta di musica terrificante che mi fa che si attiva tramite Alexa e mi dice che sono lì, che sto rischiando di staccare la corrente. Comunque, in questa maniera si possono chiaramente mettere molti più Shell EM e andare a monitorare anche sezione per sezione, quindi le luci, le prese, diciamo che già con uno andando a misurare comunque il consumo totale e sapendo quali sono gli elettrodomestici più energivori, si può tranquillamente inserire la propria logica di distacco che si preferisce. Questo è invece un pannello nativo di Home Assistant. Io su questo pannello non ho dovuto fare assolutamente niente, fa tutto quanto lui. Ovviamente questi dati li prende dallo Shell EM, quindi lo Shell EM fornisce questi dati, lui li registra e li registra con anche un bel po' di retain delle informazioni. Perché adesso, per farvi questo esempio, avevo messo una comparazione, per esempio, sul mese, ma lo può fare anche sull'anno, su periodi che uno può decidere, impostare. Quindi, per esempio, queste righe azzurro chiaro sono il mese precedente, questa riga azzurro scuro è il consumo invece dello stesso giorno del mese corrente. Quindi anche tramite queste semplici visualizzazioni uno, diciamo, è in grado di capire se c'è qualche cosa che magari è cambiato, ci sono dei consumi che sono aumentati. Tra l'altro ci sono dei progettini che io non ho implementato, però si possono anche integrare dei pacchettini che ti permettono di andare poi a prezzare il kilowattora. Quindi se uno, io ormai nel mio contratto con Enel non so più quanto lo sto pagando il kilowattora perché non lo scrivono più, però è possibile andare a farsi anche i propri conti e sapere ogni giorno quanto hai consumato. Quindi è diventato nella categoria uncountable, come, esatto, come dicono gli inglesi, no? È diventato uncountable, sì, come information. Per cui, però, diciamo che a questo punto diventa interessante nel momento in cui si hanno dei pannelli solari, anche se uno dovesse immettere in rete dell'energia, vedere esattamente quant'è l'energia che immette, farsi magari dei calcoli per vedere se effettivamente quello che in teoria si sta vendendo alla rete effettivamente poi viene riconosciuto o meno. Quindi in questo caso non si vede perché appunto io non avendo pannelli, però ci sarebbe anche questo tipo di informazione che si può ottenere. In questa carta invece ho messo insieme
varie schermatine che non si vedono tutte dalla diciamo schermata base di Home Assistant, però era per farvi vedere quello che è allo stesso tempo un pannello sia di diciamo sinottico per controllare una serie di informazioni, ma è anche in realtà, e poi lo farò vedere in una delle ultime chart, una schermata che io ho su un tablet che ho installato in sala e mi permette, diciamo, in una, qui non ci sono tutti i dispositivi perché non ci stavano tutti quanti, quindi nell'ultima schermata vi farò vedere quanti sono e quali sono tutti i dispositivi che ho installato, però diciamo che in questa schermata mi permette, andando a pigiare poi questi tastini che vedete qui, a attivare anche le luci, sapere appunto in base al colore, no? Per esempio le tapparelle che ci sono in basso sono tutte aperte e sono di quel giallo, se fossero tutte chiuse sarebbero azzurre, stessa logica diciamo c'è sulle luci, quindi tutto quello che è giallo è acceso e basta uno sguardo per vedere se ti sei dimenticato qualche luce acceso, se c'è qualcosa di strano che non sta funzionando come dovrebbe. Come potete vedere sul pannello c'è il generale, quindi sono andato ad impostare poi le sezioni dei vari colori in modo che io ho 5 kW, diciamo 4 kW e mezzo, quindi se non ricordo male fino a 3000 l'ho messo verde, poi fino a 4000 l'ho messo sul giallino e poi la zona quella di terrore, oddio mi si stacca la luce. E, tra l'altro appunto è possibile vedere anche il cosa sta facendo un elettrodomestico, perché per esempio dove c'è scritto lavastoviglie, io sono andato a abbinare dei wattaggi che conoscevo o quantomeno che ho studiato nel funzionamento della lavatrice, per cui ho segnato per esempio che a 5 watt la lavatrice sta facendo la fase di asciugatura. E quindi adesso qui era spenta nel momento in cui ho fatto lo screenshot, però anche da questo, e poi per esempio si possono vedere i picchi di funzionamento, quindi se non ti ricordi quando l'hai fatta partire, però lo sai che dopo questi due picchi di funzionamento alla fine smette di funzionare, puoi anche spegnere. Io ho collegato una presa domotica che è in grado di rilevare i consumi sempre della Shelly su questo elettrodomestico, per cui posso poi anche da remoto andarla a spegnere e non consumare neanche lo standby. Una cosa simile l'ho fatta appunto con questo freezer. La cosa che mi interessa di più qui appunto con la pinza amperometrica andare a vedere che effettivamente non smetta di funzionare per qualche motivo e quindi io non debba buttare via tutta la spesa. Per cui finché vedo questi picchi di funzionamento, perché giustamente il freezer ha una partenza col motore che stacca, poi appunto stacca e quindi mi permette di sapere che ok, il freezer sta funzionando e va benissimo. Tutti questi tastini ovviamente sono stati configurati a mano, si creano le chiama pile se non ricordo male e poi si vanno ad associare i vari dispositivi. Come dicevo, sulla destra potete vedere anche invece degli storici, quindi in alto c'è il generale, quindi si possono andare anche a vedere nel passato, diciamo, tutti i consumi e in base a quello appunto fare una serie di elucubrazioni e pensare se utilizzarli in un certo periodo di tempo o in un altro. Parliamo invece adesso di automazioni. Le automazioni sono la caratteristica appunto più potente di Home Assistant, perché essendo appunto un hub che è in grado di integrare prodotti di diverse piattaforme, va a ovviare quel problema per il quale tu compri le lampade che hanno il loro cloud e la loro piattaforma, poi compri i tuoi relè e hanno il loro cloud e la loro piattaforma. Ed è praticamente impossibile farli parlare tra di loro. Quindi se io con un relè voglio fare una determinata cosa con un dispositivo che sta in un altro cloud, non lo riesco a fare perché sono proprietari e ognuno. Home Assistant è favoloso da questo punto di vista, perché lui integra tutto, per lui fa tutto parte del suo ambiente, per cui si può fare virtualmente tutto quello che si vuole. In questo caso è un'automazione molto semplice,
Però per farvi capire, diciamo, le potenzialità, mi avanzavano due shelly di un certo tipo, che sono quelli senza neutro, che vi sconsiglio di comprare perché è impossibile farli funzionare. A quel punto li ho riciclati e li ho messi su queste prese che sono vicine al comodino. Come vedete, poi si nascondono abbastanza bene. E a quel punto l'obiettivo era andare ad accendere il caricabatteria del telefono a una certa ora, e poi quando il telefono era carico andarlo a staccare, di modo che non consumava neanche. Questo è molto semplice da realizzare con Home Assistant. Chiaramente il dispositivo è riconosciuto, si va nella sezione delle automazioni e gli si dice qual è il trigger di attivazione dell'automazione. Quindi in questo caso, sapendo quanto più o meno ci mette il mio telefono a ricaricarsi, io faccio accendere la presa alle ore 4:30, quindi il trigger è quando sono le 4:30, l'azione che viene effettuata è accendere questo dispositivo Shelly, appunto, e quindi arriva corrente alla presa. E poi la cosa bella è che i dispositivi come tablet, come telefoni, possono essere, diciamo, importati all'interno di Home Assistant. Home Assistant è in grado di leggere tutta la parte di sensoristica di questi dispositivi. Quindi ovviamente bisogna dargli le autorizzazioni, ma se non lo fai non ti godi il funzionamento di questi prodotti. Quindi una volta che lui ha, diciamo, l'autorizzazione a leggere tutti i dispositivi e tutti i sensori, io gli vado semplicemente a dire che quando la batteria supera il livello del 99%, lui va a disattivare il dispositivo di carica. Molto molto semplice, però appunto ti permette l'integrazione di due mondi che normalmente non si potrebbero parlare, come un telefono Samsung e invece lo Shelly. Serve per saltare i Walled Garden. Serve per saltare i Walled Garden, i muretti di protocolli e cose che mettono normalmente i venditori nei loro device per farti comprare tutto da loro, ma che in realtà è una cosa che non, pur nella vita reale non succede mai, c'è sempre qualcos'altro da integrare. Bellissimo. Sì, e poi non hanno nessun tipo di interesse, no, nel farlo parlare con altri dispositivi, mentre l'interesse noi ce l'abbiamo. E come? Sì, esattamente, serve proprio per quello. Ora invece vi volevo raccontare qualcosa riguardo agli aggiornamenti, perché abbiamo detto che comunque è un software open source, ma la community e comunque, diciamo, il team di sviluppo che gestisce questo software è veramente instancabile. Di aggiornamenti ce ne sono fortunatamente tantissimi, arrivano direttamente sulla pagina sulla sinistra c'è un tab proprio di notifiche. Tu entri nel tab di notifica e ti trovi, appunto, come si vede in questo caso, l'avviso di una nuova versione. Si possono chiaramente leggere le release notes dell'annuncio per vedere se questo va a magari deprecare qualche integrazione che uno ha, e quindi poi deve smanettare e ritornare con un'altra integrazione a fargliele vedere. E quindi devo dire che gli aggiornamenti sono appunto frequenti e portano spesso molte molte novità, quindi un software veramente con una community dinamica che ci lavora moltissimo. E altra cosa molto importante, i backup possono essere fatti tramite un'integrazione direttamente su Google, quindi evitare il rischio di andare a fare un backup sullo stesso device dove poi hai tutti i dati, e tramite sono automatizzati, quindi io non mi devo ricordare di fare il backup. Io ho schedulato che mi pare ogni 2 giorni. Anche il backup, perché non te ne ricorderesti, ovviamente. No, figuriamoci, mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera, per cui, ma neanche stamattina. Quindi automaticamente lui effettua i backup, e la cosa bella è che appunto stanno su Google Drive,
Quindi, come vedete qui, io di spazio su Google Drive ne ho parecchio. In automatico va a cancellare i backup che sono più vecchi di una data che decidiamo ovviamente noi. Dovesse capitare il disastro, che a me è capitato, cioè Home Assistant smette di funzionare, ti si rompe l'hard disk, qualunque cosa, a quel punto, molto semplicemente, come vi avevo fatto vedere dalla prima schermata, uno va a riscaricarsi l'immagine base di Home Assistant e poi gli dà in pasto uno di questi full backup. E veramente, perché l'ho provato sulla mia pelle ed è stata una delle cose più belle, perché poi i backup si fanno, ma non sai mai se funzionano quando vai a ripristinarli. Anche in ambito... dire funziona? Stavo giusto pensando la stessa cosa. Di solito c'è l'utility di backup, ma non c'è l'utility di restore. esatto. E invece ha funzionato tutto a meraviglia, quindi... Sì, veramente applausi, backup restaurato e con nessuna modifica, perché poi in realtà facendolo così spesso, una volta che poi tu hai creato il tuo ambiente, non fai continue modifiche. Quindi devo dire, appunto, provato sulla mia pelle, una grandissima soddisfazione nel restore, e anche la moglie era molto contenta di vedermi sollevato rispetto a questa problematica. Ok. Quindi vi porto esempi dei miei pannelli di comando. Qui è volutamente, in realtà è piccolino, magari si fa un po' fatica a vederlo, però era per darvi l'idea veramente di quante cose ci stanno. Questo tipo, come è molto diverso da quello che vi ho fatto vedere prima, questo tipo di visualizzazione io lo trovo molto più comoda da PC che da dispositivi mobili, perché effettivamente è tutto molto piccolino. Però, come dicevo, questo mi dà un'immagine istantanea di tutto quello che c'è in casa, come sta funzionando. Tra l'altro, come vedremo in una chart successiva, si possono anche controllare termovalvole, si possono controllare i condizionatori, quindi è veramente tutto quanto integrabile. In questa parte che loro chiamano badge, qui sopra ci sono questi pallini che loro appunto chiamano badge, dove hai una visione molto veloce del funzionamento di alcuni dispositivi, oppure puoi integrare anche, ecco, questo può essere interessante, anche giorno-notte, e quindi per esempio questa schermata la sera al tramonto diventa automaticamente scura perché lui sa che in questo momento c'era il sole. Si può integrare anche previsioni del tempo, quindi se uno dovesse avere un sistema di irrigazione in qualche modo domotizzato da un relè, molto anche semplicemente, a seconda delle previsioni del tempo, è ovvio che se so che se c'è la pioggia non vado a irrigare fuori. Quindi veramente il limite è proprio la fantasia e la necessità di utilizzo. In questo caso, appunto, vedete tutti quanti i dispositivi che ho installato. Poi, per esempio, Philips Hue ha anche dei sensori che ti permettono di rilevare la quantità di lux presenti nelle stanze e i movimenti. Quindi io integro anche una funzione che Philips non ti fa vedere nel suo cloud, diciamo, i passaggi, i movimenti che ha rilevato. Ti dice solo istantaneamente se c'è o no. Mentre Home Assistant è in grado di storare tutte queste informazioni. Quindi, come potete vedere, qui c'erano tutti i momenti in cui è passato qualcuno nel disimpegno, tutti i momenti in cui è passato qualcuno in sala, che sono una serie di condizioni che al momento magari ti possono far venire l'idea di creare qualche altra automazione, di poter inventarti qualcosa di nuovo. Questa è un'altra delle schermate che ho, perché avendo integrato, appunto, come dicevo, le termovalvole, in questo caso io ho quelle della Netatmo con un termostato di Ticino, volendo si possono anche andare ad attivare direttamente da qui, senza neanche utilizzare il cloud di Netatmo. Quindi io posso andare ad impostare manualmente le temperature in ogni stanza, la stessa cosa il condizionatore che non era attivo, e poi c'è comunque tutta quella parte di sensoristica
che viene registrata, come si vede nella parte di sotto. Quindi ci sono a sinistra, scusate, in alto a sinistra le previsioni del tempo esterne, ovviamente, e poi tutta la parte invece di misurazione delle temperature interne, e anche per esempio l'ultimo in basso a destra sull'umidità è invece un sensore virtuale. Io non ho nessun sensore esterno, non ce l'avevo, l'ho trovato su internet, l'ho integrato, gli ho messo la mia zona e ho anche come un sensore esterno, come se ce l'avessi, diciamo, fisicamente. Ma se vuoi ti regaliamo direttamente Paolo Bonelli, non per fare il sensore, ma così lui fa da sensore esterno. Lui fa da... E poi fa l'inject nel database di Home Assistant. Avevo infatti qualche dubbio su poi come integrarlo, però se voi ma mi no, fornite fa anche l'integrazione... però io ho un protocollo speciale, quindi ma... è difficile da integrare. Ok. No, Paolo, diciamo, forse non lo conosci, ma è grande esperto di tutta, diciamo, i sensori ambientali, ne ha fatti un casino, coscienzaambientale.com, e vedi un po' cosa prendo ha fatto. Nota, no? Perché è molto interessante. Sì, sì, sì. Poi grazie. Ci conoscerai pian piano. Va bene. E questa credo sia l'ultima carta, e poi, come diceva Mauro, lasciamo spazio alle domande, a cui spero di sapervi rispondere. Qui potete vedere il tablet di cui vi parlavo, no? Quindi io ho preso un vecchissimo tablet Android che non utilizzavo più, e diciamo che l'applicazione per dispositivi mobili di Home Assistant è veramente ben fatta. Si può installare, quindi non mi ricordo su dispositivi tipo iPhone, però sicuramente su Android, e con la funzionalità, diciamo, a tutto schermo fa quello che fanno le app tipo Full Kiosk, no? Quelle app che ti permettono di proiettare sensori e appunto dispositivi, e quindi appunto tramite il fatto che è possibile integrare anche tutti la parte di sensoristica dei telefoni, a quel punto diventa veramente molto semplice andare anche a scatenare, per esempio, automazioni di presenza. Cioè Home Assistant sa perfettamente se il mio telefono è a casa o no. A quel punto di solito al mio telefono sono collegato io fisicamente, quindi potrei anche creare un'automazione per cui torno a casa e succedono delle cose, perché lui mi ritrova all'interno di un'area definita e può accendere il riscaldamento, oppure se me ne vado via spegnere le luci e tutta un'altra serie di automazioni. E l'ultima cosa che è legata sempre ai dispositivi mobili di cui vi volevo parlare sono gli smart tag. Home Assistant è in grado di, come dire, programmare, quindi in grado di leggere e programmare dei tag, tag che io ho comprato su Amazon a veramente pochissimi, pochissimi euro, li ho disseminati in casa e ogni tanto mi invento che facciano qualcosa di diverso, giusto per cambiare. Quindi avvicinando lo smartphone, che ovviamente deve avere il lettore NFC, si va a scrivere che quel tag è proprietà di Home Assistant e sta con un certo nome, che quindi tendenzialmente ti identifica dove l'hai messo, e appunto a quello si possono associare una serie di tutte le automazioni possibili e immaginabili. Quindi l'unica richiesta è che sia aperta la app di Home Assistant sul telefono, basta avvicinarlo al tag e si scatenano una serie di automazioni. E credo di avervi detto tutto. Grazie. Applausi, applausi, applausi. No, figata. Applausi, Giorgio, sei stato brevissimo. Esatto, esatto. Sì. Adesso poi passiamo anche alle domande. Ma grazie. Grazie. Grazie a te, Giorgio. Grazie di brutto. Sì. Grazie a te per quello che hai fatto. Bene, direi che io ho un po' di domande, me ne sono segnate durante la presentazione, ma ce n'è una che
di Giacomo, che più che una domanda è un'affermazione, correggimi Giacomo se l'ente mal interpretata, dice: io ho fatto la stessa cosa usando uno Shelly 4PM Pro invece dello Shelly M. Il vantaggio è che ha un display integrato e può gestire il distacco da solo. Non so se Giacomo è ancora connesso con noi. Sì, è un dispositivo che monti direttamente sul quadro elettrico, costa anche credo un po' di più rispetto allo Shelly M, però è un dispositivo molto più completo e con funzionalità migliori, certo. Ok, io stavo guardando giusto perché mi è incuriosito questa indicazione. Effettivamente sì, costa tra i 90 e i 100 euro, più o Sì, meno. io invece volevo proporre, visto che diciamo, io ho bisogno di un corso di recupero per gli Shelly. Quando hai detto quello con neutro, quello senza neutro, cioè, ho detto, io vorrei che qualcuno mi facesse un corso di recupero per capire cosa c'è scritto nelle pagine di descrizione degli Shelly. Nei datasheet dello Shelly. Poi Sì. non vi Poi nascondo non come che si integrano, è proprio, diciamo, leggi il sito Shelly e capisci. non vi nascondo che nella casa dove ho messo gli Shelly l'ho fatto su un impianto nuovo, quindi l'elettricista ha avuto il suo bel da fare. Non ho fatto tutto da solo perché nella parte elettrica, come dici tu, non sono proprio immediati da capire come metodologia di funzionamento. Poi devo dire che su internet si trovano tantissimi schemi di collegamento e la cosa poi può risultare più semplice, però i dispositivi Shelly sì, non sono semplicissimi. Se posso dire solo una cosa, anche se viene registrata, ma non mi interessa perché Shelly lo deve sapere, lo Shelly 1L, che è quello senza neutro, non compratelo, perché consiglio da amici. non sei l'unico, in realtà se cerchi su YouTube lo guardi un po', e tra l'altro Costa, io e te poi facciamo un corso insieme, perché anch'io Sì, li volevo esatto. integrare e ci riguardiamo Ne insieme ho un po', è volentieri. nel cassetto che sono Ah, ne hai arrivati due anche? No, io li settimane devo fa, per cui comprare. li porto e la prossima volta ci giochiamo. E no, dicevo sì, comunque prima di acquistarli solitamente mi documento sempre un attimo, quindi ho guardato poi in giro, effettivamente il modello che Giorgio sconsiglia lo sconsigliano in tanti. Io ho provato a installarlo senza neutro da problemi di flickering sulle lampade. Ci vuole un altro dispositivo che è una sorta di resistenza, però con parecchia parte di elettronica dentro, ma non è detto che poi in realtà risolva il problema. Ci vuole un consumo minimo delle lampade che tendenzialmente se uno mette il LED cerca di fare esattamente l'opposto, per cui perde anche di senso dover superare tipo 25 watt per farlo funzionare. Quindi assolutamente lo Shelly 1 è uno dei migliori prodotti in assoluto, ha un contatto pulito, può fare veramente un sacco di cose, ha degli add-on. Lo Shelly 1L l'hanno secondo me proprio sbagliato comunque. Beh, anche ai migliori capita di fare qualche errore, voglio dire, quindi Certamente. ci sta che anche loro, tutti i prodotti che hanno fatto. Beh, allora c'è una domanda in realtà che arriva in chat da Paolo, ma io direi che visto che Paolo Bonelli è qua, è la stessa che avevo pensato, anche io avevo pensato la stessa, avrei voluto chiedere la stessa cosa, quindi lascio fare a Paolo la domanda. Beh, noi è chiaro, ci viene subito in mente come integrare i nostri dispositivi autocostruiti, cioè uno prende una ESP, che so, 32, ci attacca un sensore qualsiasi, ecco, come la programma per interagire con Home Assistant? Cioè, ci sono già delle librerie fatte o. Guarda, io non l'ho mai fatto, ma sono abbastanza sicuro, siccome l'ho vista citare spesso nei forum, però non ho avuto questo contatto diretto con questa situazione. Ci sono sicuramente delle integrazioni già fatte, da qualcuno della community. Non so dirti che tipo di sensoristica poi riesce ad importare. Però ci metto abbastanza la mano sul fuoco che sicuramente è un qualche cosa che si riesce a integrare in Home Assistant tramite delle integrazioni fatte dalla community. Mi spiace di più, non so dirti, ma non ci ho mai provato. Quello che avevo trovato in rete, curiosando così, era delle integrazioni fatte in MQTT, per cui sostanzialmente li prendevi e li integravi a livello di
Home Assistant a livello di MQTT. Sì, da quello che invece io avevo studiato nel periodo precedente, Paolo lo sa già perché gliel'ho già detto, questa cosa qua che si chiama SP Home, credo sia un bel sistema che ormai è, diciamo, in giro da un tot per fare prevalentemente appunto integrazioni con SP. Qua dicono per Home Automation, ma sono sicurissimo che c'è anche il pezzo di Home Assistant. Per guarda, cui, l'ho visto, diciamo, sopra. Per le cose, sì, no, ma c'è. Esatto, From Home Assistant. Anche quella Home schermatina Assistant, dove c'è Living Room e quei tastini sono tipici. Questa cosa qua, diciamo, è dedicata, diciamo, in realtà è un metodino carino perché in realtà ti permette di riprogrammare i device direttamente da Home Assistant, per cui i device hanno una specie di firmware, diciamo, standard, che però poi può essere programmato over the air, diciamo. In nota? In nota, sì, no, in nota, perché di fatto è una specie di... È l'UA che però è una delle mille possibilità. Lo dicevo perché secondo me Home, ESP Home per i sensori autocostruiti, secondo me c'è dentro già un po' di cosine interessanti, tipo i pacchettini MQTT, eccetera, eccetera. Parliamo di MQTT anche perché, diciamo, quel protocollo viene utilizzato anche per tutto, oltre per la domotica, anche per tutto l'IoT, e qua dentro anche Paolo, chi è, abbiamo fatto progetti LoRa con Grafana, InfluxDB, eccetera, eccetera, per cui il protocollino è un protocollino che conosciamo. Invece, scusa, Mauro, prima di lasciarti alle tue domande, io volevo chiederti, nella tua integrazione hai usato anche un hub Bluetooth, cioè un gateway Bluetooth per gestire i device Bluetooth, o hai tutti i device Wi-Fi connettibili in Wi-Fi? Ho tutti i device Wi-Fi, sì, perché giustamente la macchina virtuale, non disponendo di Bluetooth, quella è una limitazione. In realtà, appunto, leggevo che, anche se io non ce l'ho, che le ultime versioni di Home Assistant hanno implementato molto la componente sul Bluetooth e sulla gestione via Bluetooth, quindi sicuramente c'è, però appunto non la utilizzo perché sono tutti device Wi-Fi. Ok, grazie mille. Figurati. Mauro. Allora, vabbè, adesso poi ti faccio anche delle domande. In merito alla questione Bluetooth, allora, in merito alla questione SP, in realtà, anche io ho fatto un po' di ricerche, mi veniva da ragionare sul fatto che Home Assistant ha integrato quasi subito Sonoff, e i Sonoff sono degli SP8266. Quindi da qualche parte sicuramente, se cerchiamo in rete, ora il progetto che ci ha suggerito Cosa sicuramente è molto avanti e molto interessante, ma sono sicuro che integrazioni di questo tipo ne troveremo un po' in giro, perché comunque molti produttori lo usano. Io per esempio a casa due lampade che ho preso su un noto marketplace, che, di cui non farò il nome per non fare pubblicità, che sono della Lampux, in realtà sono degli SP8266. Quando io faccio le scansioni di rete, che cerco le mie schedine con i miei device, di solito trovo le lampade. Quindi, e anche delle prese elettriche che mi aveva regalato per Natale mio fratello, prese anche lì, immagino, dello stesso marketplace, hanno all'interno un SP8266. Cioè io le vedo come se fossero i nostri giochini, diciamo le nostre Wiimote, il nostro Node MCU, quelle a cui siamo abituati. Detto questo, poi su questa questione ci ritorniamo. Una domanda che mi viene in mente riguarda la versione Android. Tu hai detto, ho preso un vecchio tablet. Sì. Ti ricordi che versione, cioè, fino a quando indietro possiamo andare, secondo te, se ne hai la risposta? Attenzione, Giorgio, tutte le nostre domande non è un'interrogazione. Ricordo a tutti che Giorgio non è il creatore di Home Assistant, ma una persona che lo ha utilizzato in maniera importante, ma ce lo sta raccontando come esperienza personale. Sì, non penso troppo indietro, perché ti dicevo, il mio tablet, per esempio, rispetto al dispositivo invece Samsung, vedo che ogni tanto perde qualche colpetto, quindi probabilmente versioni non troppo aggiornate di Android non ti permettono di avere una continua funzionalità, quindi
qualche volta mi capita di dover chiudere l'applicazione e riaprirla. Non ti saprei però dire la versione, però sì, comunque è meglio avere dispositivi recenti, ma in generale anche per un discorso di sicurezza. Ecco, quello che non ho detto, che magari poteva interessare, è il fatto che disponendo di un IP fisico, fisso, c'è la possibilità di esportare la pagina di Home Assistant all'esterno e quindi poter raggiungere Home Assistant anche dall'esterno, però per una maggiore sicurezza è consigliabile metterlo sotto VPN. Home Assistant permette l'integrazione con WireGuard, che è una VPN free. Però ho chiesto consiglio ad una persona che si occupa di sicurezza e mi ha dato delle indicazioni, è abbastanza sicura, diciamo, e ti permette di creare appunto un tunnel, una VPN rispetto al, quindi devi avere il client, diciamo, anche sul tuo cellulare, però ti permette di evitare di pagare il cloud di Home Assistant, che si chiama Nabucasa, che comunque ha un costo che non so, però già che abbia un costo non ci piace, e di creare una connessione sicura e ti permette comunque di raggiungere anche dall'esterno Home Assistant attraverso una tua VPN. Quindi ci sono tutte anche una serie di funzionalità di Home Assistant di questo tipo. Ecco, certo, volume. Mi viene da ragionare solo. Sì, non ci piace non tanto per i 10 o 7 euro, ma vado a memoria, no. Ma perché è più bello farsela, e questa roba sì. Qua va nella direzione, guarda, del do it yourself. In quella direzione, poi Giorgio, per ricambiare la tua grande conoscenza di Home Assistant, della condivisione che stai facendo stasera, se hai bisogno di mettere su io qualcosina, dove ancora no. Bisogno di un sysadmin, ce l'abbiamo. Ne ho messe tante su di VPN, tutte con OpenVPN ovviamente, perché per noi esiste solo OpenVPN, gli altri sono, dico solo che tanti anni fa in un grosso cliente, di cui non posso farvi il nome, ma grosso, abbiamo sostituito quelle che erano le VPN interne con, cioè le VPN, scusi, commerciali con degli OpenVPN, sono stabilissime, l'OpenVPN è veramente stabile, se hai tra l'altro poi una macchina virtuale è molto molto comodo da mettere su. E allora ti chiederò assolutamente una gentile consulenza, perché sì, ti do una mano volentieri a mettere su un OpenVPN. Torno un attimo alle domande. I tag H, cioè quando tu hai parlato di tag, allora io lo immagino così il mondo del tag, è un adesivo, sì, fondamentalmente, che io appiccico sul bracciolo del divano, mi ci avvicino, ecco, Costantino ne ha uno nella mano, tra l'altro lui ha scelto un altro, ecco, lui ha scelto la versione, me lo faccio impiantare direttamente nella mano. Tu fondamentalmente, quando mi dici uso un tag specifico di Home Assistant, mi ci hai fatto vedere quell'immaginetta dove c'era un case stampato in 3D con scritto Home Assistant, in realtà dentro c'è un tag standard RFID. Esattamente, sì, c'è questo, etichettina, sì, poi quella, diciamo, era l'immagine che era sul sito, che era anche, anche carina, però sono veramente tag che si comprano su quel sito che dicevi tu di e-commerce, di cui non faremo il nome, a pochissimi euro, per cui... Perfetto. È un gioco divertente. E quindi in realtà il tag di per sé, quel tipo di tag che io conosco, è un tag passivo, nel senso che sì, lui non ha intelligenza, l'unica cosa che riesce a fare, se un'onda elettromagnetica lo invade, risponderti col suo ID. Sì, esattamente. Questo è il suo concetto, sì. No? Quindi... Scusa Mauro, finisci? No, dicevo, quindi in realtà la logica dove la stai mettendo? Nel telefonino? La logica sta in Home Assistant, nel senso che con il telefono, diciamo, io vado a programmare il tag mettendoci dentro un codice, Home Assistant importa quella stessa configurazione e sa, tra virgolette, che quel tag è suo. A latere creo scenari o creo automazioni e poi vado a dire ad Home Assistant, nel momento in cui io scannerizzo questo tag, tu fai queste azioni qua. Quindi nel tag non ci sta nulla tranne il codice univoco di Home Assistant, tutta la logica sta in Home Assistant appunto, e diventa il trigger di partenza dell'automazione che si vuole fare. Ok, quindi perché, vai. Diciamo, sì, perché l'applicazione di Home Assistant che gira sui vari device mobile
non è una stupida applicazione che ti dà la possibilità, cioè del browser, ha lei stessa accesso all'hardware del telefono, per cui tu puoi usare il telefono con tutte le sue caratteristiche che, diciamo, deve abilitare, quindi la geolocalizzazione e tutti gli altri hardware, periferiche hardware, le puoi usare come ulteriore elemento domotico a tua disposizione. Per cui l'applicazione fa anche da sensore sostanzialmente e poi parla con l'istanza di Home Assistant che è in casa. Questo puoi sapere... Tu usi per esempio la geolocalizzazione della tua app per accendere i termosifoni mentre stai arrivando a casa? Per fare quello lì? No, perché se no poi con mia moglie si complica la gestione. Se me ne vado e segni tutto, poi poverina resta freddo. Quindi no, da quel punto di vista ho utilizzato, diciamo, i cloud nativi però esattamente come dici tu, tra l'altro puoi andare a vedere il segnale wifi, quanti decibel è, puoi vedere la quantità di lux che sta guardando il sensore della telecamera, veramente hai... fai una lastra proprio del tuo telefono e sai esattamente, puoi sapere se è attivo il wifi, se si è collegato, quanti giga. Quindi anche un vecchio device che abbiamo nel cassetto in realtà può aggiungere un sacco di funzionalità, oltre a fungere da monitor come ha fatto vedere Giorgio. In realtà puoi usarlo anche nel posto X che ti serve fare quella roba e tu gli... Sì, dici benissimo, corretto. E la connessione con un telefono avviene tramite l'app, cioè con un device di questo tipo in realtà basta installare l'app e hai automaticamente a disposizione tutte queste cose. Sì, se non vuoi installare l'app, vai via browser, diciamo, sulla tua rete interna, vai alla pagina di Home Assistant sull'indirizzo interno locale e puoi vedere. Diversamente, come dici tu, se invece installi l'app hai tutto un altro tipo di funzionalità. Hai tutto l'accesso ai sensori? Alla sensoristica, assolutamente, okay. Sì. Okay. E tieni traccia anche di tutto quello che succede, quindi tutti i dati che il telefono istantaneamente, diciamo, ottiene, tu puoi tenerne traccia perché Home Assistant scrive tutto nei suoi log, c'è tutta una parte di log, c'è tutta una parte di history, che ti permette di andare a vedere device per device quando è stato acceso, per quanto tempo, cosa ha fatto. Quindi veramente hai un controllo anche delle cose che sono successe di un livello superiore, assolutamente. Time series database for the win. Bene. Diciamo, allora io proverei a far così. Diciamo, chiudiamo la registrazione salutando. Così almeno ci abbiamo questa sessione così, sì. Mauro? Sì, sto pensando la stessa identica cosa, infatti ormai siamo coordinati anche senza parlarci. Sì, bravo. Direi che intanto ringraziamo Giorgio per la sua prima partecipazione all'AUG e prima di una lunga serie di presentazioni su Home Assistant che ci farà nei prossimi mesi. Grazie a voi. Ti invitiamo ovviamente a venirci a trovare, questo te l'ho già detto quando ci siamo sentiti i giorni scorsi. Volentieri. Alla WeMake, che tra l'altro, se Costa porta tutti i suoi scelli, ci giochiamo tutti insieme. Io ieri ho installato... Leggiamo le istruzioni tutti insieme. Sì. Ieri ho installato Home Assistant su una Raspberry per un progettino di cui poi magari vi parlerò dopo con calma. E quindi vi porto anche quello e possiamo fare un sacco di cose divertenti. Detto questo, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che sono rimasti con noi fino alla fine. Sì. E diciamo ciao ciao, alla prossima. Vi saluto e ci vediamo al terzo martedì di dicembre. Ciao ciao.